Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Litto e benvenuti su Kingdom Hearts 1.5 Final Mix. Ci siamo, finalmente siamo giunti alla Kingdom Hearts Anthology o l'antologia di Kingdom Hearts, adesso non sono ancora certo di quale sarà il nome definitivo, ma eccoci qua. Ragazzi, qui siamo di fronte al gioco, alla saga, che veramente ho sempre voluto portare su questo canale, non ne ho mai avuto l'effettiva possibilità concreta e ora siamo qua. Ci tengo perché siamo ormai mesi distanti dall'uscita di Kingdom Hearts 3 e in fin dei conti ragazzi questo è un gioco che amo per davvero, lo amo fino in fondo, è un gioco che non smetterei mai di giocare. Mi dà sempre un senso di sfida, mi dà sempre un senso di emozione. Sicuramente negli anni l'emozione che la prima volta ho provato da ragazzino è cambiata, ma siamo di fronte ad un gioco che veramente mi ha cambiato dentro, sia per come gioco ai videogiochi che per come probabilmente ho vissuto la mia vita. Quindi ci tengo a trasmettere sia a chi già conosce il gioco, ma anche ai nuovi arrivati, a chi magari sta conoscendo la saga in questo momento, di trasmettervi l'amore che noi fan, o perlomeno io nello specifico, ho provato nei confronti di questa saga. Non perdere altro tempo, magari tutte le informazioni tecniche sono già disponibili nel video del capitolo 0, quindi per favore se possibile andatevi a recuperare quel video lì perché lì ci sono tutte le informazioni tecniche. Non perdere altro tempo ragazzi, e di che run si tratta? Si tratta sicuramente di una run Final Mix esperto, perché mai la expert mode? Perché di sì ragazzi, è necessario per me dimostrarvi che questo gioco alla expert mode è in grado di tirare fuori qualcosa di veramente interessante, un gameplay sempre veloce, sempre che vi tiene sull'attenti, e sicuramente è una sfida per me per trovare un senso di sfida in più nel fare questa serie. Sicuramente creerà dei problemi, molto probabilmente vedrete dei tagli o perlomeno potrei lasciare i miei fail. Però insomma vedrò come gestirlo, insomma se dovesse esserci qualche fail ve lo dirò anche all'interno della clip. Final Mix esperto, ovviamente la telecamera lo lasciamo in manuale e non perdere altro tempo e andrei dritti al dive into the heart. Procedere? Sì. Buona visione col filmato iniziale, qua starò zitto. I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real? Or not? Thank you.
E rieccoci qua. Dunque, che cosa si può dire dei filmati iniziali? Ovviamente adesso compariranno delle scritte a schermo e le leggeremo, ma cosa si può dire dei filmati iniziali? Ora ve lo dico, così tanto da fare, così poco tempo. Fai con calma, non avere paura. La porta è ancora chiusa. Ora, vieni avanti, ci riesci? Questo è un tutorial, ragazzi. Usa la levetta sinistra per muoverti, inclina leggermente, bla 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 bla. Insomma, ci invita ad andare avanti. Eccoci qua, il potere è con te. Se gli dai forma, ti darà forza. Scegli bene. Prima di fare la nostra scelta, ragazzi, vi parlo un po' di quello che si può dire dei filmati iniziali relativi alla saga di Kingdom Hearts in toto. Dunque, i filmati iniziali di Kingdom Hearts sono soliti, o perlomeno è buon costume, che rivelino quello che sarà il gioco intero. In questo caso, soprattutto anche perché probabilmente è il primo della saga, il primo uscito nella saga, non è stato facile individuare quale fosse il messaggio, ovviamente. Certo, forse rappresenta il feeling a 360 gradi, ma vedrete che con i prossimi Kingdom Hearts della serie i filmati iniziali parleranno molto, molto di più. Qua certo, rappresenta comunque il gioco, anche se volete alcune delle scene finali, il mood soprattutto di alcune delle scene finali, ma è un po' più difficile, questo è un po' più un filmato iniziale che rappresenta delle cose un po' più vaghe, volendo, anche perché giustamente doveva semplicemente dare il mood. Dunque ragazzi, ci troviamo di fronte a una scelta a triangolo, cioè una spada, uno scudo e uno scettro. Per molti questa scelta non ha mai significato molto, ma qua ci troviamo di fronte a una delle scelte più importanti di tutto l'intero gameplay. Perché mai? Ascoltatemi bene per 3 minuti e prometto che basteranno per darvi nelle vostre mani la run in maniera completa e soprattutto consapevole. La scelta triangolo comporta essenzialmente due cose. La prima sono le statistiche del personaggio, che sia a livello 1 che a livello 100 ci saranno delle differenze in base alla scelta che faremo. E mi raccomando, effettivamente a livello 100 queste statistiche cambiano e sono assolutamente irreversibili, quindi mi raccomando fate la scelta adeguata. La seconda cosa invece che cambia è l'ordine in cui riceveremo alcune specifiche abilità, lo skill tree o l'albero delle abilità, chiamatelo come vi pare. Partiamo dal secondo, che sarà un pelino più facile. Nel gioco sono presenti un numero totale definito di skills. Approfondiremo magari anche questa cosa in un video dedicato con le skill che effettivamente cambiano. Scegliere una delle tre armi cambia l'ordine in cui effettivamente queste skill ci vengono date. Scegliere per prima la spada ci darà per prima le skill offensive, lo scudo ci darà per prima le skill difensive, mentre lo scettro ci darà per prime le skill relative alla magia. Notare bene che tutte le skill verranno date nel corso della crescita dei livelli, ma cambia essenzialmente solo l'ordine. Passiamo alle statistiche. Sia a livello 1 che a livello 100, come vi dicevo, ci sono delle differenze. In questo caso si tratta di una coppia di scelte, e anche in questo caso sono convinto che varrà la pena approfondire in un video adeguato. Per farla facile, la scelta vi serve per capire con quali statistiche partire e soprattutto con quali statistiche volete arrivare a livello 100. Faccio qualche esempio semplice. Scegliere per primo la spada vi darà generalmente più attacco, scegliere lo scudo vi darà generalmente più difesa, mentre scegliere lo scettro come prima scelta vi darà più magia. Questo va bene per l'inizio, perché anche se dopo effettivamente le statistiche vengono protratte per tutta la crescita dei livelli, questo è per effettivamente dei valori di inizio, che è la cosa che magari il più delle persone sono interessate a coprire. La seconda scelta è ciò che deciderete effettivamente di perdere, dico così soprattutto per allinearci alle guide online. Nello short term, quindi per l'inizio, la seconda scelta si spiega da sola. Vi faccio un esempio, diamo per buono di aver scelto lo scudo. Perdere la spada vi farà perdere punti in attacco in favore di AP, quindi punti per attivare l'abilità. Perdere lo scettro in favore della spada vi farà perdere AP in favore di attacco, e sarà la scelta che effettivamente faremo. Esempio numero 3, quindi ne consegue che perdere lo scudo vi farà perdere difesa in cambio o di AP nel caso dello scettro o di attacco nel caso della spada. Nella long run, per concludere, quindi a livello 100, effettivamente, vi porterete dietro tutte le mancanze di punti iniziali, ma con un'ultima differenza. Cambia il numero di oggetti che effettivamente potrete portare nello slot di oggetti. Aver scelto per prima la spada vi garantirà 7 slot di oggetti a livello 100,
Aver scelto per primo lo scettro vi garantirà 6 slot di oggetti consumabili a livello centro, mentre invece per ultimo scegliere lo scudo vi darà effettivamente 8 slot di oggetti consumabili a livello 100. Hai rinunciato al potere del mistico. E questa è la forma che scegli? Yes. Come vedete, alcune delle animazioni facciali sono veramente era PS2 e purtroppo con questa remastered non sono state ritoccate. Anche se c'è una storia abbastanza interessante per quanto riguarda l'aver fatto del fake advertising, dato che avevano mostrato che tutte le animazioni sarebbero state rifatte e invece così non è stato. Vabbè, insomma, qui classic Square Enix, se si può dire. Saremo qui per apprezzare il lavoro di Square Enix piuttosto che rimproverarla, dai. Hai acquisito il potere del combattere. Di combattere. X per attaccare. Esatto, così si combatte. Questo potere rappresenta la tua forza vitale. L'indicatore verde indica i tuoi punti vita, PV o HP, ragazzi. Se i PV finiscono dovrai scegliere se continuare o no la tua avventura. L'indicatore blu indica il mana o IPM. La magia è ancora un mistero per te. Dovrai combattere contro coloro che mirano la tua forza. Eccoci qua, il primo combattimento. Chi sono questi mostri? Ancora non lo sappiamo. Ed è bellissimo che ci sia questo mistero all'inizio del gioco. Ho fatto una semplice combo con X, ma qui ovviamente è facile perché siamo ancora all'inizio. Ovviamente uccidendo i nemici come in ogni RPG è possibile fare punti esperienza, si sale di livello e via dicendo. Qua ci fa un po' di spiegazione sugli oggetti. E ora entriamo un po' più nel vivo di quanto riguarda una battaglia contro questi mostri neri di cui ancora non conosciamo l'essenza. Generalmente gli obiettivi più vicini vengono agganciati automaticamente, ma puoi agganciare un obiettivo tramite R1. Messaggio obiettivo apparirà nella parte alta, bla 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 bla. Perfetto. Come vedete si può fare un lock con R1. Che cosa si può dire di questi mostri? Ovviamente ancora non sappiamo chi sono, di che cosa sono fatti, ma ci sono delle piccole insight che vi posso dare per quanto riguarda le animazioni di questi mostri. Questi sono gli Heartless base, sono gli Shadow. E la cosa più divertente è che hanno più animazioni loro di qualsiasi altro mostro all'interno del gioco, anche più dei boss. Cadiamo in quello che è simbolicamente, perdonatemi, l'oscurità. Ed eccoci qua, ad una nuova frontiera del Dive into the Heart. Una porta. Esaminiamo con triangolo. La musica che sentite di sottofondo è Destati, o Destati, dipende da come volete accentare la parola, ma è Destati dato che è in italiano. E ovviamente il testo è in italiano. Ovviamente non è ovvio, però è in italiano. Qua ancora un po' di tutorial. Perfetto. Abbiamo droppato un oggetto, che in questo caso è una pozione. Si può utilizzare dal menu oggetti, vabbè, queste sono cose molto molto facili. Qua ci fa fare un po' di tutorial. Ci fa giocare un po' col barrel, se volete si può sollevare, ma sono ovviamente cose minori. Entriamo all'interno di questa porta, finalmente. E siamo quasi pronti per la nostra prima boss fight. Sono veramente contento di aver lasciato il Dive into the Heart, che questo qui è effettivamente una caduta all'interno del nostro cuore, all'interno di noi stessi. Ci chiede di parlargli di noi. Con chi stiamo parlando? Queste cose le capirete solo dopo. Uso il touchpad per entrare in visuale prima persona. Ovviamente questa visuale prima persona non la useremo essenzialmente mai. Ancora una volta il gioco ci porrà delle domande a cui dovremo dare una risposta con una scelta basandoci su preferenze personali.
Ora, è inutile dirlo, ma anche in questo caso non è meramente una scelta personale e il gioco non è interessato al lato nostro emozionale. Anche in questo caso c'è un cambiamento, c'è una variazione a livello di gameplay. Rispondere in maniera diversa a queste domande cambierà il ritmo di crescita dei nostri livelli. Per ritmo, o pace, come viene indicato spesso nelle guide online, intendo la distribuzione sulla crescita totale fino a livello 100 dell'esperienza necessaria per salire di livello. Che cosa voglio dire? Sono presenti essenzialmente tre tipologie di ritmo. Un ritmo veloce, un ritmo standard e un ritmo lento. Per ritmo veloce intendo che sarà necessaria in rapporto meno esperienza per salire tra livello 1 e livello 40 di livello e dopo sarà necessaria più esperienza e quindi sarà più difficile livellare nel late game. Il ritmo veloce o fast pace è anche comunque un'ottima scelta qualora decideste di affrontare una speedrun su questo gioco perché comunque vi garantisce di avere tutte le abilità più importanti per lo skill tree che avete scelto subito. Dopodiché il ritmo standard è una versione bilanciata per salire di livello in maniera regolare dal livello 1 fino al livello 100. Questa potrebbe essere una scelta ottima se ancora siete indecisi sul arrivare fino al late game oppure fermarvi prima, magari alla fine della storia. L'ultimo invece è il ritmo lento, che è l'opposto essenzialmente del ritmo veloce. In rapporto sarà necessaria più esperienza all'inizio e meno da livello 40 in poi. Questa è ottima se sapete di volervi concentrare sul late game o se non avete necessità di avere le skill più importanti del vostro skill tree subito. Essenzialmente è l'opposto in tutto e per tutto rispetto al ritmo veloce o fast pace. L'ordine delle risposte alle domande che ci vengono poste dai tre personaggi sono date nell'ordine fast, standard e slow, che per dovere di cronaca ve lo dico anche per allinearci con le guide online, spesso vengono chiamate anche sotto il nome di dusk, midday or night, quindi alba, mezzogiorno o notte. Comunque, dato che siamo in modalità esperto, ho la necessità di ottenere le skill difensive in fretta, che sono appunto l'inizio dell'albero delle abilità che ho scelto, e quindi sceglierò sempre la prima risposta. Hai paura di invecchiare? Vuoi visitare posti sconosciuti? Vuoi essere il migliore? La tua avventura comincia all'alba. Finché splenderà il sole, il tuo viaggio sarà piacevole. Niente male. Il giorno che aprirai la porta, e sia molto lontano che molto vicino. La musica cambia. Nuova piattaforma. Del Dive to the Heart. Premi il tasto Options per entrare nel menu. Questa è una cosa che capiterà molto spesso, però che potremo fare solo tra un attimo, perché prima abbiamo un'altra battaglia con questi mostri, che vi ho già spoilerato, si chiamano Shadows. Ma non importa. Ovviamente sentirete dei click del joystick. Qua ancora non abbiamo tanti combo diversifiers. Che cosa sono i combo diversifiers? Ci sarà tempo per parlarne. Siamo saliti di livello, cosa molto importante. E abbiamo vinto questa battaglia. Non abbiamo combo diversifiers e dunque non abbiamo la possibilità di fare degli attacchi molto interessanti. Insomma, la combo è quella base essenzialmente. Ci è comparso dal cielo questa pedana, questa luce che ci ha rivelato questa pedana. Si tratta del menu di salvataggio. Ovviamente con options entriamo nel menu normale, qui dove possiamo gestire tutti i nostri oggetti e via dicendo. Ancora non abbiamo niente, quindi è inutile fare un prelievo. Armi. E ovviamente possiamo aggiungere tutti gli accessori per consentirci di potenziare il nostro personaggio. Abilità qua ovviamente parla da solo. Zero exp, ovviamente zero esperienza, non lo attiveremo, che sarebbe un comando che ci permette di azzerare l'esperienza che otteniamo durante il gioco e quindi di finire il gioco a livello 1, che è una cosa molto interessante, ma io non ho assolutamente intenzione di andarla ad attivare. Qua possiamo vedere lo status, dopodiché possiamo configurare eventualmente i comandi. Andiamo al menu di salvataggio. La luce si sposta. E compare una stairway. Una scalinata.
Giustamente salverò il gioco. Mi farò un salvataggio sul numero 99. E siamo pronti a partire per questa avventura. Ovviamente la cosa che alcuni ancora reputano un problema, lo è anche per me, ma ovviamente poi dai successivi capitoli è stata sistemata, è la telecamera molto vicino al personaggio. Ci si fa l'abitudine, oppure anche la telecamera che è molto lenta a girarli attorno, ci si fa l'abitudine, o perlomeno si possono modificare queste cose anche successivamente nel menu di configura. Qua le scale scompaiono da dietro di noi, perché siamo pronti a fare la nostra prima vera e propria battaglia difficile. Il primo boss. Più ti avvicini alla luce, più grande diventa la tua ombra. Questa proiezione della nostra ombra che ci viene contro. Non avere paura. Vi giuro che da ragazzino mi sono veramente spaventato di fronte a questa battaglia. E non dimenticare. Per ovvie ragioni mi sono spaventato. Pensate avere 8 anni, forse meno, forse 7, e trovarvi di fronte a un mostro del genere che è la vostra ombra. Eccoci di fronte al Dark Side. Ancora non abbiamo scan, che è l'abilità che ci permetterebbe di vedere la vita. Stiamo molto attenti a questi attacchi. Questo attacco genera sotto di lui degli shadow. In realtà non sono fondamentali, non bisogna ucciderli, ma semplicemente ci danno la possibilità di droppare dei punti vita extra da recuperare successivamente qualora dovessimo prendere danno. Quello che faccio in realtà è fare una combo diretta sempre sulla mano finché posso, perché esattamente adesso scomparirà. Questo shadow lo lascio in vita perché eventualmente mi può tornare utile per della vita. Sparerà dal centro di se stesso dei colpi che cercheranno di colpirci. Noi non perdiamo tempo e andiamo dritti ad insistere su questa mano e lo facciamo fuori molto facilmente. Come avete visto, mi ha dato un premio in alto a sinistra, mi ha aumentato lo slot di oggetti. Lo so, è stata una boss fight abbastanza veloce, ma non vi preoccupate, avremo l'opportunità in seguito di combatterlo ancora. Queste musiche mi ricordano ovviamente un sacco il periodo in cui da ragazzino ino ho avuto il primo approccio su questo gioco. Tu hai l'arma più potente di tutte. E qua è lasciato molto vago. Quindi non dimenticare. Sarai tu ad aprire la porta. Dunque, il primo episodio dell'antologia, primo capitolo, termina qui. Grazie mille per essere arrivati a questo punto, è stato un lavoro veramente duro, ma spero che il prodotto vi abbia convinto in questa puntata pilota. Siamo solo all'inizio e c'è veramente tanto lavoro da fare. Probabilmente non finiremo mai prima di Kingdom Hearts 3, ma chi può dirlo in realtà? Speriamo bene. Shout out ancora una volta a Matteo Malvezzi per aver realizzato quella bellissima intro, davvero grazie mille ancora. Per favore andatelo a seguire, qualora mi dia i link lo vedrete o a schermo o nella descrizione, altrimenti grazie mille comunque. Ovviamente è stato un duro lavoro fare questo primo episodio, quindi qualora voleste premiarlo, le modalità per farlo le conoscete benissimo, siete grandi, adulti e vaccinati. Un grazie ancora una volta e noi direi che ci rivediamo in un prossimo video. Alla prossima ragazzi e ciao ciao ciao.